Pochissimo la partenza per Ferrara, le giro le domande dei nostri colleghi giornalisti. Certo. Fabio Mandato le chiede, mister, la SPAL si affronta a viso aperto? Ma la SPAL sappiamo la forza che ha, e noi l'affrontiamo con il nostro credo, con ciò che sappiamo fare, studiando l'avversario, ma soprattutto lavorando sulle nostre forze, quindi va affrontato in questo modo, con le nostre certezze, insomma. Antonio Clausi ritrova Marino dopo la partita con l'Empoli. Come si aspetta che stavolta affronterà il Cosenza dopo quel 5-1? Innanzitutto ritrovo un allenatore che per me, come tanti in questa categoria, ogni domenica è un onore incontrarli. Sono privilegiato nell'incontrare queste persone che sono maestri di calcio, quindi questa è una cosa che ci tengo a dire. Dopo quella partita oggi è un'altra gara, la SPAL è un campionato iniziato adesso, eravamo a fine stagione, partite diverse, non puoi fare dei paragoni eccetera eccetera, quindi sarà una gara, oltre che andremo a affrontare una squadra che oggi fa un modulo, gioca in un modulo diverso, quindi sarà una gara diversa anche a livello tattico, e quindi vedremo insomma cosa dirà poi la gara. Infatti fra cosa credo che le due squadre, SPAL e Cosenza, che con due sistemi di gioco identici o quasi, gara che si deciderà a centrocampo secondo Cruzzi? Quando è così ci sono molti duelli, perché sono due moduli che ti portano ad avere duelli in più zone di campo, degli uno contro uno, quindi dovremo essere bravi, attenti, oltre all'attenzione tattica ci va anche un'attenzione nel vincere e nell'arrivare prima su ogni pallone, quindi questa è importante. E vi siamo sposato, mister, quanto tempo ci vorrà per incontrarci dal vivo e fare una chiacchierata dove oltre alle sue cortesi risposte potremmo valutare espressioni satirali? Ma non vediamo l'ora tutti di abbracciarci come un tempo, quindi quando le regole, le norme lo diranno, insomma, saremo di nuovo tutti insieme, ce lo auguriamo davvero tutti al più presto, insomma. Giorno, mister, dopo la bella prova in Coppa di Sueva, il ragazzo potrebbe essere riproposto anche dal primo minuto a Ferrara, e poi Falcone ha dimostrato che basta il fatto, parando ben tre rigori, contro la SPAL ha già deciso chi difenderà il Bari da Portasilano. I ragazzi devono dare l'anima tutta, da Falcone a Sueva, devono dare l'anima tutta la settimana in campo, lo fanno, devono pensare a dare un contributo valido per una sola causa, che è quella del Cosenza Calcio. Quindi a me parlare dei singoli non è qualcosa che non lo faccio, perché siamo una squadra, io sono contento di ciò che fanno durante la settimana, sono contento quando poi confermano le prestazioni la domenica, quindi è questo, quindi sudano durante la settimana per conquistarsi un posto da titolare. Pippo Gatto, mister, sulla carta un match quasi impossibile, due organici agli antipodi per qualità, spessore e caratura, difficile immaginare una gara combattuta con un organico tutto da definire con i suoi interpreti principali. Io un organico che rispetto, stimo, mi danno e mi hanno dato tanto, quindi assolutamente non mi voglio sentire seconda a nessuno, rispettando gli avversari. Ora gli altri hanno rose competitive, la SPAL viene comunque da una retrocessione dalla Serie A, ma io i miei calciatori li stimo e glielo dimostro giorno dopo giorno, e loro me lo dimostrano la domenica. Osvaldo Morisco, ben trovato mister, auspica da qui a breve qualche unità aggiuntiva all'attuale organico a sua disposizione, grazie. Certo, arriverà gente. Lo sapete che arriva gente a completare l'organico, ripeto per l'ennesima volta, arrivano le persone che abbiamo voluto noi e quindi che abbiamo scelto, e poi vedremo insomma. Francesco De Filippo, mister, nonostante la rosa sia ancora incompleta, il Cosenza visto sin qui ha ben figurato, a Ferrara potrebbero pesare i 120 minuti contro l'Alessandria? Anche loro hanno fatto 120 minuti. Quindi contro il Bari,
I ragazzi hanno recuperato bene, hanno lavorato bene con i fisioterapisti, hanno lavorato bene con i prof, quindi andremo lì, l'organico andrà nelle migliori condizioni, insomma, fisiche. Chiudiamo con Aldo Morelli, mister. Vista la tanta qualità della SPAL a Ferrara, vedremo un Cosenza più difensivo o vedremo un Cosenza che vorrà imporre il proprio gioco? Il Cosenza, con o senza palla, deve imporre il suo gioco. Con palla lo fai e decidi tu ciò che fare, con la palla nei piedi. Senza palla cerchiamo di portare l'avversario a giocare come vogliamo noi. E quindi questo è il nostro credo. Poi se la Spalla è più brava e vince, merito alla Spalla, insomma. Grazie mister e forza Lupi. Forza Lupi sempre.